Buona Pasqua, per quanto quest'anno è davvero dura, è una Pasqua di grandi sofferenze, una Pasqua difficile per la nostra città, per tutto il mondo. Mi sento di esprimere soprattutto la vicinanza ai familiari delle persone decedute, anche in questi giorni nella nostra città, per questo terribile virus. La vicinanza ai malati, quelli che stanno in terapia intensiva, in ospedale, presso le proprie abitazioni. La vicinanza a chi sta soprattutto combattendo in prima linea, i nostri eroi, i medici, gli infermieri, il personale sanitario tutto, i volontari, ma anche a tutte quelle persone che lavorano affinché si possa andare avanti, si possa accendere la luce, avere l'acqua, mangiare, avere medicinali, garantire servizi essenziali. Si è soldati stando a casa, ce lo siamo detti tante volte, perché stando a casa allentiamo il contagio, ma poi ci sono quelli che devono uscire per garantire la tenuta democratica del nostro paese. Stiamo già in epidemia sociale ed economica, siamo tutti preoccupati, ma lavoriamo mattina, pomeriggio, sera e notte non solo per reggere questa situazione sanitaria, ma anche per preparare la migliore ripartenza possibile e per evitare che ci siano persone che non riescano a vivere perché non hanno un piatto di pasta, qualcosa da mangiare e un farmaco per curarsi. In questi momenti si vede la grandezza di un popolo e Napoli è una città che ha una grande storia, è una città di resistenza, è una città che non molla mai, che può cadere ma si rialza. E io sono convinto che torneremo più forti, perché più uniti, più coesi, con minore disuguaglianza, con minore rancore. La Pasqua ci insegna questo. La Pasqua si insegna che puoi cadere, ma poi c'è la rinascita. Rinascita significa anche mettere da parte gli errori del passato, essere migliori. Quindi davvero, senza altre parole, perché è un momento difficile per tutti, vi auguro per quanto è possibile la Pasqua più serena, di pace, di armonia, con una carezza in particolare ai malati, alle persone anziane, alle persone più fragili, alle persone diversamente abili, ai bambini che sono il cuore, l'anima e il corpo della nostra città. A ben rivederci con più gioia ancora di vivere rispetto a quella che avevamo prima di questa terribile pandemia.